Riaprire il sito archeologico di Via Panella sotto la Biper, questo è il grido delle associazioni che si sono mosse per richiedere a gran voce che sia fatta qualcosa e il prima possibile per restituire alla cittadinanza un pezzo dell'antica Croton. Noi stiamo protestando oggi perché stiamo provando a costruire in seguito al progetto dell'antica Croton una nuova dimensione per questa nostra città. Qui c'è un pezzo dell'antica Croton, riscoperto nel 1987, riportato alla luce poi definitivamente negli anni 90, ma questo è un pezzo che riguarda complessivamente tutto il progetto anche dell'antica Croton e ovviamente noi riteniamo che attraverso i beni archeologici e la riscoperta dell'antica Croton la nostra città possa riavere un ruolo sociale ed economico che ha perso negli ultimi anni. Il Comitato Antica Croton ed altre associazioni si sono ritrovate nella mattinata del 20 maggio per dimostrare con un sit-in la loro contrarietà al silenzio che permea tutta la situazione di Stasi legata allo scavo. Questo è un sito che da tanti anni doveva essere fruibile per la nostra popolazione, ma anche per una possibilità di far arrivare dei turisti con una nuova innovazione di archeologia urbana. Il sogno era quello di farlo visitare a tutti, in realtà poi è rimasto chiuso, bloccato. Un'area venuta alla luce nel lontano 87 in seguito agli scavi effettuati dall'allora Banca Popolare di Crotone per ristrutturare l'ex clinica De Venera, un ritrovamento di circa 800 metri quadri che pose lo scavo come il più esteso all'interno del territorio crotonese. Questo è il luogo che deve essere restituito ai bambini di oggi, agli adulti, a tutti quanti, quindi rendere giustizia alla città. Negli anni successivi la Soprintendenza Archeologica della Calabria emanò il vincolo di tutela, subordinando successivamente al Comune l'approvazione del progetto all'utilizzo pubblico del porticato per la fruibilità dell'area archeologica sottostante. Nel 1990 poi il Comune di Crotone rilasciò alla Banca Popolare la concessione edilizia. Completato il fabbricato però, la BPC, invece di cedere l'area al Comune di Crotone, iniziò ad usarla abusivamente come garage. Il porticato pubblico e di proprietà della soprintendenza, quindi dello Stato, quindi del Comune, però è stato adibito a garage per macchine di servizio della banca. La successiva domanda sanatoria venne poi respinta dal Comune e né TAR nel 2002 e né Consiglio di Stato nel 2007 diedero ragione alla banca. Ci sono stati diversi procedimenti giudiziari portati avanti dalla banca per evitare che lo spazio sovrastante l'antica Croton venisse riconsegnato alla città, sono stati persi ovviamente tutti i gradi di giudizio. A distanza di 14 anni dalla sentenza del Consiglio di Stato, però nessuno tra politici, amministratori, funzionari e dirigenti ha ancora fatto nulla per restituire l'area archeologica alla cittadinanza. Noi sollecitiamo il Comune che si faccia carico di portare a compimento una sentenza che attribuisce la proprietà di questo sito alla proprietà comunale. Quindi è indispensabile far fruire la città di questo sito che è di una importanza molto molto rilevante. Qua ci sono i tre strati di livello della città, dall'alto medioevo al periodo romano al periodo greco. Oltretutto è un sito già pronto, chiave in mano, che potrebbe essere fruibile già da domani. Tutti quelli che vediamo, appartenenti ad associazioni o meno, è gente libera che vuole giustizia per la città, non solo in questo campo, ma anche in tanto altro.